Buongiorno e bentornati. Video visita a Abbaiotti. Tutte le informazioni su questa imbarcazione le potete trovare sul sito internet abbaiotti.com. Vi ricordo che questa barca, così come tutte le nostre imbarcazioni, è un'imbarcazione con contratto di vendita in esclusiva. Mutuo nautico, nel caso in cui doveste aver bisogno di fare un finanziamento per comprare la vostra barca, vi ricordo che il mutuo nautico è possibile farlo anche sulle imbarcazioni usate. La domanda del secolo. Ho già una barca, ne vorrei comprare un'altra, ma non voglio restare senza barca, ma non voglio neanche averne due in contemporanea. Bene, la soluzione si chiama Abba Switch. Mettetevi in contatto con noi e vi daremo tutte le informazioni necessarie. Questa imbarcazione partecipa al video salone dell'usato di Abba Yachting, una manifestazione all'interno della quale potete trovare un'ampia selezione di imbarcazioni a vela e a motore. Scegliete quelle che più vi piacciono e provate a venire a bordo con noi. Ma adesso direi che siamo arrivati al momento clou. Mettetevi comodi, divano, PC, i vostri amici, la vostra famiglia, pronti a collegarvi con la barca. Vi ricordo di mettere mi piace sulla nostra pagina e iscrivervi al nostro canale di YouTube. Buona visione! Buongiorno Evandro, dove ci porti oggi? Oggi andiamo a vedere un Grand Soleil LC52, una barca dedicata sicuramente alla crociera, ma con delle bellissime caratteristiche veliche. Vieni a bordo, che così iniziamo a guardare la barca insieme. Eccomi. Allora, partirei dal pozzetto. Come potete vedere, due station, due timoni, le colonnine separate. Abbiamo già subito una particolarità, abbiamo sia il comando manuale del motore, sia un comando elettrico qua sulla colonnina per praticità. Ovviamente abbiamo l'elica di prua, che può essere gestita anche dal telecomando, strumentazione completa di ultima generazione, quindi touch. Abbiamo anche il comando elettrico del fiocco autovirante o del Genoa, quello che viene issato. E anche quello gestito da un telecomando. Abbiamo un bel vano recessato qua a poppa, ma abbiamo anche una spiaggetta che ci permette di accedere, mettere un tender e stipare, estivare comunque tutto quello che ci serve. Veramente comoda, ma è manuale o elettrica? No, Elettrica, elettrica. elettrica. Vedo i pistoni, Su sì, è queste vero. dimensioni qua e su questa tipologia di barca è tutto idraulico, tipo il Blackstay, oppure elettrico. Abbiamo un pozzetto in tech sintetico, quindi pronto alle scorribande degli amici che ce lo sicuramente insozzeranno, ma non saremo preoccupati di questo. Ah, Un tavolo comodissimo. che ci permette di mettere insieme un bel po' di gente. Queste sedute sono comodissime, molto larghe, ci si può dormire comodamente nei momenti di relax. Abbiamo comunque un tendalino che ci copre la testa quando siamo al timone. Un punto fisso centrale che regola questo boma gigantesco, ovviamente qua le dimensioni contano. Abbiamo Direi. una randa avvolgibile, quindi comunque comoda da gestire, ma il punto fisso che oramai si usa su tutti i maxi e sulle barche di una certa importanza ci permette comunque di regolare con la randa alla tedesca tutto il circuito della randa. Abbiamo due winch principali elettrici e due winch secondari manuali, quindi abbiamo tutte le comodità. Due tastiere vicino alle colonnine e così abbiamo la possibilità, timonando, di gestire la barca mentre gli ospiti stanno comodamente A godersi sdraiati a la crociera. godersela. Altra caratteristica che a me piace molto, hanno inventato un passaggio veramente easy, quindi io non devo scavalcare paramare, non devo scavalcare niente, faccio un passo, ho un piccolo gradino e salgo. Ecco. Ovviamente uno spraiud importante, ma quello che a me ha colpito subito è il passaggio verso prua di questa barca che ci permette veramente di passare con comodità. Io non Anche so, comodo l'antisdrucio, sì, devo dire. molto comodo questo antisdrugio, particolare il colore della barca che comunque gli dà un bel carattere, riconoscibile da lontano. Non sono proprio esile, ma guardate come. Quanto spazio ho qua per passare, quanta comodità. Altra caratteristica, tutto flash deck, quindi abbiamo cuscinerie che possono essere messe dappertutto per la comodità dei nostri ospiti a bordo, degli amici o della signora che ci accompagna. Qui a prua poi è proprio una vera piazza d'armi.
adesso va di moda il Pilates, qua potete fare anche Pilates con il materassino e vi farà bene alla vostra postura. Assolutamente. Ma che cos'è quel cerchio che c'è lì vicino ai tuoi piedi? Questo qua? Allora, questo è un winch elettrico recessato. Ovviamente quando avremo bisogno di una mano per cazzare gli ormeggi, sul peso della barca ci darà una mano incredibile. Comodo. Abbiamo anche qua una delfiniera veramente imponente, strutturale, con la predisposizione già per il nostro Cozzero e Ginnacker che corredano la barca. Oltre all'autovirante, che andiamo a vedere con rotaia qua avanti all'albero, abbiamo anche le due rotaie per il Genoa, che è comunque presente nelle dotazioni dell'imbarcazione. Ah, comodissimo, quindi possiamo andare sia in conduzione in solitaria bello tranquillo con l'autovirante grazie anche alla randa avvolgibile, oppure un po' più spinti con un fiocco tradizionale. Un fiocco, assolutamente. La barca secondo me è stata organizzata veramente da una persona che voleva navigare, avere la possibilità di farlo anche da solo con pochissimo equipaggio, però avere una gradevolissima prestazione a vela. I Gran Soleil sono sicuramente conosciuti per le caratteristiche veliche e per la qualità dell'imbarcazione. Sì. Sotto i tuoi piedi abbiamo un vano che può essere usato da calavele o cabina marinaio. In questo momento, dato che siamo in inverno, sta stivando tutto quello che è il corredo di vele della barca. Comodissimo, quindi. Rifarei una passeggiata per tornare in pozzetto e andare a vedere le altre particolarità di questa barca. Eccoci qua. Altra cosa molto importante, sotto questo bimini ci si può anche sdraiare, quindi in condizioni di fresco o serata chi sta al timone porta la barca, e qua sotto ci si può, usando anche queste cuscinerie che sono trasportabili, sdraiare e stare riparati dal vento e dal freddo. Per dire stare rinchiusi all'aria aperta. Assolutamente, bella definizione. Cuscinerie, come vi dicevo, in ottimo stato. A me questa è una cosa che fa impazzire, la mia barca non ce l'ha, ma godermi un aperitivo guardando una rada sdraiato qua penso che sia una delle cose più piacevoli della vita. Assolutamente, ma poi conoscendo le tue dimensioni, vedere quanto spazio c'è a disposizione. Questo per vedere il tavolo, che è un bel massello in legno, in ottimo stato, con uno spazio importante. Come vedete, una, due, tre persone dall'altra parte, assolutamente messi a tavola in maniera molto molto comoda. Veramente veramente forte. Beh, siamo al tavolo, vedo il vano zattera, comodissimo, sì, per averla, come si suol dire, fuori dai piedi, ma pronta all'uso. È una soluzione molto comoda e pronta. Ricordiamo che siamo su un 52, quindi le dimensioni qua sono veramente importanti. Abbiamo già una barca da crociera con degli spazi notevoli. Vieni che guardiamo gli interni. Sì, faccio vedere qui le due colonnine intanto. Assolutamente, sono molto belle. Charplotter, ripetitori del vento, elica di prua, gestioni della tromba. Poi, come tu ben sai, io amo il grigio e questa barca mi fa impazzire. Assolutamente. Vieni, scendiamo. Ti raggiungo. Inquadrato. Anche qua, tieni bene, una bella scala con 5 gradini e qua arriviamo in un ambiente molto luminoso, molto moderno, però mantiene gli stondi e non c'è uno spigolo a vista in nessun lato della barca. Qui abbiamo del Corian su cui si può lavorare, affettare, impastare tutto quello che serve. Nostra cucina a due fuochi. Particolarità di questa barca, abbiamo tre frigoriferi. Allora, abbiamo un doppio frigorifero qua con doppia apertura, un frigorifero sotto la parte di piano di lavoro e un ulteriore frigo sull'altro lato della barca, quello per stipare magari bibite e bottiglie, un po' discosto dalla zona di lavoro. E uno sterminio di stipetti, porte, antine. Mamma mia, questa cucina è veramente e poi, enorme. Quello che posso dire è che ultimamente abbiamo fatto saloni, abbiamo visto barche con dei prezzi notevoli. Guardate i fili di questi mobili, non ce n'è uno fuori quadro. Cioè,
si vede che c'è stata una cura, che la barca è stata seguita, che è stata costruita pensando anche alla bellezza dell'oggetto. Allora, invece, per quanto riguarda il layout, abbiamo un 3 cabine e 3 bagni, di cui uno di questi bagni ha la comodissima zona per riporre le nostre cerate bagnate, perché quindi, purtroppo, quando andiamo in barca ogni tanto ci dobbiamo prendere anche mare, vento e acqua. È una cosa che sta scomparendo, ma per noi che piace navigare sappiamo l'utilità di un vano del genere. Assolutamente sì. Se vuoi fare un controcampo e inquadrare questo tavolo gigantesco, questo è abbattibile su pistone e volendo ci si può creare un'altra zona relax o letto per la notte. Ah, veramente grande. Veramente bello. Beh, luminosità, come potete vedere, c'è tutta una serie di finestrini a momenti oblò. Questa barca, passando al dettaglio tecnico, ha un generatore da 8 kW e mezzo, l'aria condizionata caldo e freddo, un master volt per controllare le batterie e quindi è attrezzata. Altra cosa molto interessante, ha 3 serbatoi per 700 litri d'acqua, quindi possiamo garantire lavaggi di docce e lavaggio capelli a non finire. Un'autonomia enorme. Tanto faccio vedere qui il quadretto. Allora, qui abbiamo quadro batterie, controllo del generatore, climatizzatore, autoradio e radio VHF, e sotto troviamo il pannellino per la gestione della corrente in barca. Ecco. Poi questo tavolo da carteggio può essere utilizzato anche come zona colazione la mattina, quando non vogliamo impegnare il tavolo, ci mettiamo qua e possiamo tranquillamente sfruttare la zona per berci un caffè e prepararci alla giornata, oppure come tavolo da carteggio ha la sua funzionalità. Veramente comodo. Partirei dalla cabina, visto che siamo in questa zona, dalla cabina armatoriale. Va bene. Qui allora, c'è un leggero gradino per scendere. Questo permette però di avere un'altezza notevole in cabina, quindi noi assolutamente abbiamo una vivibilità e una piacevolezza in cabina. Come dicevo prima, la parte di legno è molto molto bella, anche qua tutti gli stondi dappertutto, non c'è uno spigolo neanche a cercarlo, rivestimenti, 2 oblò laterali che ci permettono di vedere il mare e 3 oblò a tetto che illuminano e fanno passare aria in maniera importante. Bellissimo anche il rivestimento in tessuto qui sui lati, molto molto bello. E poi, se vuoi mostrare il bagno di prua dell'armatore. Bagno di prua ovviamente con WC elettrico. Sì. E vano doccia di tutto rispetto, col suo doccino molto elegante. E lavandino. Anche il comparto armadi non si sono lesinati. No, assolutamente. Abbiamo anche il comando del clima qui nella cabina. Anche il pagliolo veramente bello. Bello. Bello, bello. Gli stoni così, veramente bello. Sì, da subito un calore, un colpo d'occhio, una luce. Guardate anche le luci che filtrano dagli oblò sotto la linea di tuga. Veramente è un ambiente importante. Abbiamo sentito anche che il VHF funziona. Il VHF funziona. Allora, okay. Cabina di poppa, lascio entrare te. Ok, questa è la poppa di sinistra. Sì. Qui abbiamo il bagno. Le cabine sono speculari. Anche qui ovviamente WC elettrico. Ah, si entra molto in profondità in questa cabina. Sì. Molto quadrata, ben organizzata, anche col posto, la seduta per potersi cambiare comodamente. E questa, tra l'altro, vedo che è divisibile in 2 letti singoli, volendo. Sì, quindi, assolutamente. Poi massima fruibilità anche per gli ospiti. Un'altra cosa piacevole è il fatto che siano quasi rettangolari i letti, quindi non ci creano problemi con le lenzuola. E anche qui c'è quel molto piccolo gradino per scendere che ci consente di avere un'altezza ottimale negli spostamenti. Andiamo a vedere anche quella di dritta, che è sicuramente simmetrica.
Sì, zona letto praticamente uguale, anche qui armadio con seduta, e qui abbiamo il bagnettino che è un pochino più recessato, ma anche lui dotato di doccia, WC elettrico e doccino dedicato, molto molto bello di stile. E anche qua sopra comunque faccio vedere le vetrate, perché anche qui la luce è abbonda, garantita dalle vetrate enormi, veramente luce naturale ovunque. Sì, è una barca che è allo stesso tempo chiara, perché questo Corian bianco dà sicuramente un colpo d'occhio chiaro, e anche le cuscinerie, questo panna, sono veramente chiare, però il legno dà un calore a tutto l'ambiente che lo rende molto molto piacevole. Sì, sì, è un bellissimo contrasto bianco legno, veramente bello, sì. Allora, per concludere, cosa diciamo, Marco, di questa barca? Che è una barca sicuramente pronta a navigare, con delle caratteristiche che soddisfano sia l'armatore che vuole un po' di prestazione, sia la comodità di crociera. Quindi qui stiamo parlando di un armatore che deve essere un po' evoluto, deve sapere godere sia dell'una che dell'altra cosa, avere qualche sfizio nell'andare a vela, perché questi scafi qua, ricordiamoci che camminano veramente bene. Se si vuole fare anche qualche rigatina di circolo, sicuramente non si sfigura con l'equipaggio giusto, e basta, direi che abbiamo ricordato tutti i concetti chiavi di questa barca. Esatto, non resta che venire a vederla, contattateci e venite a vederla. Vi aspettiamo, a presto, alla prossima barca, ciao! Ciao, ciao a tutti!